Il volto, scusate, il volto della città si chiama così la manifestazione che in Umbria, a Todi, fino all'8 aprile prossimo, metterà al centro di discussioni e seminari la Sacra Sindone e il volto di Cristo. Ci spiega tutto Daniele Morini. Riuscì ad accertare la presenza di sangue, che si trattava di sangue umano, riuscì in collaborazione con degli specialisti a dimostrare anche il DNA con un eccesso di cromosoma femminile derivante dalle tessitrici, prima di essere dalle filatrici e poi dalle rammendatrici nel corso dei secoli più moderni. La testimonianza del medico legale Pierluigi Baima Bollone tra le iniziative in corso a Todi nella rassegna Il volto sulla città. Quel volto e quel corpo con le sue sofferenze, le sue ferite, sono quelli dell'uomo della Sindone. Proprio il professore piemontese dal 1978 in poi è stato tra gli artefici degli studi più approfonditi sul sacro lino, considerato nei secoli il drappo funebre di Cristo. Certamente viene da quell'ambiente, certamente riflette la narrazione dei tre Vangeli sinottici e del Vangelo di Giovanni. Fino all'8 aprile tante le iniziative che nella città umbra tornano a far parlare della Sindone grazie a conferenze, testimonianze, musica, cinema, mostre e poesia. Tante informazioni su questo oggetto che è l'oggetto più amato, più studiato al mondo. E poi una riproduzione del telo sepolcrale, lo straordinario calco tridimensionale dell'uomo della Sindone, opera dello scultore Luigi Mattei, e la suggestiva proiezione notturna del volto di Cristo sulla facciata della cattedrale Tuderte. Un volto che abbraccia, un volto che ama, il volto sulla città è il più grande e bello atto d'amore che si possa fare veramente a una città. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 18:30.